Adesso a Diego che succede? È senza moglie e senza figli. Certo, però ragazzi, che brutta cosa. La famiglia sfasciata per un messaggio. Veramente sfasciata per una troietta di 22 anni. Da compiere. Con perfetti sconosciuti in particolare così grande, no, assolutamente, senza false modestie. Sai, ci sono... il film è buono, è inutile. Però poi ci sono una serie di meccanismi, una serie di dinamiche per cui ogni tanto negli anni, l'abbiamo visti, c'è un film che diventa il film assolutamente da vedere, da parlare, da discutere, da postare sui social. È successo a Gabriele Muccino con L'ultimo bacio, è successo a Fausto Brizzi con Notte prima degli esami, è successo a Cicciolina, pure, mi pare, a Cicciolina con Moana e Cicciolina, sì, ai mondiali, sì, mi pare, sì. Sì. E quindi insomma abbiamo avuto la fortuna noi che è successo anche con Perfetti Sconosciuti, quindi assolutamente inatteso, ma insomma quel tipo di successi non sono mai prevedibili. Qua dentro ci abbiamo messo tutto. Questo qua ormai è diventata la scatola nera della nostra vita. Ora è successo a loro, ma quante coppie si sfascerebbero se uno dei due guardasse nel cellulare dell'altro? No. A me lei... Cioè non avevamo la percezione che potesse piacere così tanto, avevamo la netta percezione di fare una cosa invece che piaceva a noi, in cui stavamo comodi, che sentivamo onesta, e quindi quello già bastava. Poi sinceramente no, anzi, pensavamo che forse avremmo dovuto lottare in sala, perché sai, tutto un film ambientato in una casa, portacelo un po' la gente in sala, c'è sempre il preconcetto, no? Abbiamo temuto pure che non ci andasse nessuno, ma per un semplice motivo, perché comunque un film del genere quando esci ti porta necessariamente a farti la domanda: tu me lo daresti il cellulare, tu che segreti nascondi? Quindi abbiamo pensato, ma chi ci va? Ma perché la gente non rischia di andare con la fidanzata che è finito il film e gli chiede il cellulare? Avevamo il terrore che nessuno ci andasse, abbiamo cominciato infatti a dire andateci senza i vostri fidanzati. E invece io credo che il successo dei film sia stato proprio questo, cioè che le fidanzate abbiano cominciato a portare carrettate di fidanzati al cinema per tirare fuori. Sì, 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 sì. Io non voglio che finiamo come Barbie e Ken. Tu tutta rifatta, io senza parlare. Ma io i miracoli non ci credo tantissimo. Penso che sia stato premiato un buon film per i film italiani, che partono comunque svantaggiati perché devono superare lo scetticismo del pubblico che pensa a un film italiano sia, e lo so bene perché faccio anche film da regista, quindi conosco bene, abbastanza bene il mercato. Penso che sia stato premiato un film che meritava il successo che ha avuto di pubblico, di critica. Non succede ora sempre. Ti spiego. Ma che vuoi spiegare? Questo ha scritto "c'ho voglia di scopare". Tante volte può essere il T9, eh? Che cazzo dici? Per Dio, 2017 per me sarà l'anno della saga di Smetto Quando Voglio, principalmente. Il mio film in questo momento è già in sala, per cui come regista quest'anno abbiamo dato, e sì, sarà l'anno della saga, una situazione diversa, strana, particolare, perché fare due sequel e girarle insieme è stata abbastanza un'operazione così, no? Avventurosa. Però credo ci sia abbastanza aspettativa per il film, per cui sono fiducioso che incontrerà l'interesse del pubblico, che poi alla fine è il vero motore per il quale facciamo tutto quello che facciamo. In bocca al lupo.